Allora, mi era venuto in mente di fare una focaccia in padella, perché ultimamente ci ho preso un po' il giro di fare queste focacce in padella. Sono pratiche, veloci, ci metti dentro quello che c'hai dentro il frigorifero e mi sembrano una soluzione carina per questi giorni che magari riusciamo poco a fare la spesa. Poi non serve il lievito di birra, quindi già punto a favore. E si preparano con 5 minuti e a me, ma ultimamente mi risolvono spesso la cena, quindi ho pensato di condividerle con voi. Ci servono 400 g di farina, 250 ml di acqua, 3 cucchiai d'olio d'oliva, che corrispondono a 25 g circa, un cucchiaino di sale e una bustina di lievito istantaneo per torte salate. Se non già avete il lievito istantaneo per torte salate, ci mettete un cucchiaino di bicarbonato, vi viene un pochettino più bassina, comunque si può fare lo stesso. Poi per il ripieno io la faccio, perché c'ho questo, con le cicorette de campo che ho trovato l'altro giorno in giardino, che sono più o meno 300 grammi, della provola affumicata, no, come si chiama questa? La scamorta affumicata, scusatemi, che sono circa 150 grammi. Direi che possiamo partire andando in basso la base. Un cucchiaino di sale in mezzo alla farina, il lievito istantaneo per torte salate, che è questo qua con la bustina gialla, che si chiama pizzaiolo, e do una mescolata con le mani. Quindi metto l'acqua all'interno della ciotola, poi 3 cucchiai d'olio d'oliva e inizio un pochettino ad impastare, prima col cucchiaio e poi vado dentro con le mani. Metto sul piano di lavoro, se serve un pizzichetto di farina in più mettetecela se vedete che si appiccica tanto. Adesso mettiamo un po' di farina qui sul tagliere, deve essere morbida, e lasciamo riposare all'impasto una decina di minuti, così dopo si riesce a stendere un pochettino meglio, sempre per lo stesso motivo che vi ho detto l'altro giorno con le tagliatelle, che la farina, il glutine un po' si allunga e quindi si lavora meglio. Li facciamo ripieno con 350 g di erbe di campo. Però potete utilizzare spinaci, funghi trifolati cotti in padella, potete metterci dentro, che ne so, un mix di verdure cotto in padella. Quindi metto un po' d'olio, metto un po' di peperoncino, quindi faccio rosolare la cicorietta in padella con l'olio e il peperoncino. Allora, adesso stendiamo, dividiamo l'impasto in due perché ci servirà a dovremo fare una focaccia ripiena, quindi ci serve la base e il coperchio sopra. Quindi mi stendo la prima metà. Cerchiamo di dargli una forma più o meno tonda, quindi giriamo l'impasto diverse volte. Se si attacca sotto, fate andare un po' di farina. Allora, io adesso l'ho fatta riposare 5 minuti, però se la fate riposare, come avevo detto, 10 minuti, un quarto d'ora, è molto più semplice da stendere, si ritira meno. Sarà spessa, non so, mezzo centimetro, un po' meno di mezzo centimetro. Ci mettete un pochettino di farina sotto. Ok, stendo pure quest'altra metà di pasta. Sopra questo disco inizio a mettere il ripieno, quindi io farei così, che sotto ci metto un po' di scamorza affumicata. In alternativa si può mettere della provola, del formaggio spalmabile, della mozzarella, che ci si può mettere? Sottilette. Quindi qui sopra adesso aggiungo la cicorietta. La allargo leggermente con le mani. Possiamo accendere la pentola, così la facciamo scaldare un pochettino, la padella. Copriamo con un altro strato di formaggio. Copro con quest'altro disco. E sigillo con le dita. Thank you.
E adesso copriamo e facciamo cuocere per più o meno 4 minuti. Vi accorgete che è ora di girarla quando sentite un pochettino di puzzetta di bruciato, ma non deve essere proprio puzza di bruciato in dentro, deve un pochettino sentisse un po' l'odore di farina bruciata. Ah, io faccio anche questo, allora siccome mi fa un po' di... io con la cicoria perlomeno mi fa un pochettino di condensa, quindi il coperchio lo asciugo e lo rimetto sopra, visto che ho aperto fatemi controllare, perché non è che mi fido. Se, comincio a sentire un pochettino l'odorino di bruciacchiato. Quindi, e adesso rullo di tamburi. Ecco, e faccio cuoce ancora anche dall'altra parte. Mi raccomando, controllate col naso. Se sentite puzza di bruciato, è ora che insomma la togliete. Sì, perfetta. Grazie della compagnia. Se c'avete tutto secondo me per farla, perché il ripieno vi ho detto, metteteci quello che c'avete in frigorifero, fatela, si prepara veramente con mezz'ora. È un'ottima soluzione salvagena e quindi vabbè, vi dico, se avete domande scrivetele nei commenti, le vostre idee per il ripieno scrivetele sempre nei commenti. Spero che il video vi è piaciuto, quindi mi raccomando mettete like e condividete e noi ci vediamo alla prossima diretta o al prossimo video. Un abbraccio a tutti, grazie, ciao!